Buongiorno carissimi amici Realty TV, abbiamo il piacere di ospitare oggi la giornalista Simona Folegnani. Buongiorno Simona, benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Ecco, Simona insieme al collega Berardo Lupacchini ha scritto questo libro Radiografia di un mistero irrisolto, Le Brigate Rosse e lo Stato nel sequestro Gancia, per Biblioteca Edizioni. E voglio subito collegarmi con la nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, buongiorno a lei. Simona, è un grande piacere averti qui con noi, benvenuta. Piacere mio, grazie. Grazie, grazie a te. Allora, parliamo di questo libro. Simona, sei appunto una giornalista ma anche un'autrice. Un libro che è un saggio molto interessante perché insomma ci riporta attraverso un'analisi dettagliatissima, tra l'altro di documenti inediti, di testimonianze, di anche, come dire, un filo poi di ricostruzione di fatti su un periodo già abbastanza oscuro della nostra storia. Siamo negli anni di piombo, ovviamente parliamo di Brigate Rosse, però proprio di una vicenda che è stata considerata secondaria e invece poi proprio secondaria non era. Ma voglio subito fare vedere il libro, eccolo qui. Lo ripeto, Radiografia di un mistero irrisolto, Le Brigate Rosse e lo Stato nel sequestro Gancia, Biblioteca Edizioni. Allora Simona, intanto questo sequestro Gancia, quindi cosa è successo, in che giorno e anno ci troviamo, quali sono ancora i punti oscuri? Sì, dunque ci troviamo nel giugno, precisamente il 4 giugno 1975. È un anno molto importante soprattutto per quanto riguarda le Brigate Rosse, perché c'è la diffusione della prima risoluzione strategica, quindi nasce il Partito Comunista Combattente e già nel 74 l'organizzazione decide di fare un salto politico, un salto di qualità, quindi dal terreno delle fabbriche di passare direttamente allo Stato. Quindi la strategia, cosiddetta strategia della tensione, quindi il periodo delle bombe e quindi le collusioni dello Stato rispetto appunto a questi eventi, fanno un po' da punto di leva rispetto quindi a questa decisione, quindi di intraprendere la lotta armata. Ovviamente l'attacco al cuore dello Stato impone delle particolari strategie a livello logistico, economico, e quindi c'è anche un ulteriore passaggio rispetto alle attività di autofinanziamento, quindi dalle rapine che sono molto rischiose e poco remunerative, l'organizzazione decide di passare a un altro tipo di esproprio capitalistico, che è quello appunto dei sequestri. Decide di rapire il re dello Spumante, quindi un Vittorio Vallarino Gancia, che è un obiettivo assolutamente consono a quella prima azione, perché non ha la scorta, perché vive a Canelli, quindi al di fuori tutti i riflettori, per cui diciamo è proprio l'obiettivo ideale per questo salto che l'organizzazione ha deciso di intraprendere. Ecco, quindi intanto abbiamo fatto una bella panoramica su quella che era l'organizzazione. Ecco, vogliamo ricordare l'Italia, che periodi stava vivendo, cioè anche per i più giovani, vogliamo ricordare che aria si respirava, cioè questa organizzazione, l'aria che c'era in Italia? Beh, era un'area che, a dire di fermento, è veramente riduttivo, quindi si arrivava, c'erano i movimenti studenteschi, quelli operai, l'autunno caldo, quindi questa organizzazione, che come tutti gli altri gruppi extraparlamentari, diciamo, rappresenta una sorta di avanguardia rispetto alle esigenze non solo del mondo studentesco ma soprattutto degli operai, nasce sulla scorta di tre esperienze che sono l'Università di Trento, l'appartamento di Reggio Emilia, e quindi Franceschini, uno degli esponenti, e poi la fabbrica. Quindi le Brigate Rosse nascono in fabbrica come diciamo portavoce delle esigenze degli operai, ma diciamo che all'interno, quindi, gli obiettivi non sono soltanto questi, è proprio il fatto di
anche di arrivare ad una consapevolezza, cioè quella di intraprendere il riconoscimento come soggetto politico e quindi l'antagonista per eccellenza allo Stato. La stagione è quella, la stagione delle bombe, quindi la collusione tra apparati dello Stato e le versioni di destra che faranno appunto, quindi che hanno il punto di leva nella strage di Piazza Fontana. Diciamo che l'organizzazione è già, le Brigate Rosse sono già in fermento, tanto è vero che la riunione alla Stella Maris avviene molto prima della strage di Piazza Fontana, però diciamo che lì non gli organizzatori, il nucleo, la direzione, anzi il nucleo storico, perché la direzione strategica ancora non c'è, lì c'è anche una consapevolezza che la lotta armata non può più essere rimandata, quello è il momento giusto, e quindi inizialmente le azioni sono azioni di pura propaganda, salvo poi con appunto l'operazione, i primi sequestri, quindi il sequestro Macchiarini, la prima azione politica, poi si arriverà all'attacco al cuore dello Stato nel 74 con il rapimento del giudice Mario Sossi, e da lì un crescendo fino poi agli esiti che tutti noi sappiamo, quindi il sequestro Moro, che è stato poi l'azione, diciamo, quella più forse con più riscontro mediatico. Di fatto però sono diverse le azioni, gli eventi che ancora sono coperti da queste zone, circondati da zone d'ombra, e questa che era nata come una sorta di biografia di questo carabiniere che muore nello scontro con le Brigate Rosse, nel quale troverà la morte anche una delle fondatrici, che è Margherita Cagol, la moglie di Renato Curcio, diventa poi, nel momento in cui ci imbattiamo in questa documentazione inedita e anche nelle testimonianze, diventerà qualcosa di più, diventerà una vera e propria inchiesta giornalistica che richiederà 4 anni del nostro lavoro. Ecco, tra l'altro, che consente questa inchiesta, io aggiungo fatta benissimo, la riapertura del caso Gancia. Sì. Cioè, comunque c'è, ho visto che il figlio, tra l'altro, sì, Bruno, vuole appunto, chiede di riaprire il caso, e questo avviene, quindi si sta ancora lavorando su questa cosa, cioè ci sono dei punti ancora da capire. Assolutamente sì, sono moltissimi, a cominciare dai motivi che hanno spinto la pattuglia nella quale appunto ha trovato poi la morte il papà di, appunto, di Bruno, i motivi che hanno portato su quella collina, sempre imputati a casualità, così invece io metto sempre il condizionale, perché dopo 47 anni, anche se abbiamo, insomma, siamo riusciti a fare un po' di luce su tante cose, ma dopo 47 anni è difficile riuscire, tante persone sono morte, sia nell'arma, quindi quelli che hanno partecipato, che hanno preso parte addirittura quelle due giornate, ma anche tanti brigatisti, però di fatto ci sono emersi elementi in parte già esistenti all'epoca, bisogna anche aprire questa parentesi, c'era comunque già la possibilità all'epoca di arrivare ad identificare buona parte, se non tutti i componenti del comando. Ci sono anche però delle ragioni per le quali non è stato possibile. Le ragioni sono, secondo noi, in primis la presenza di un infiltrato all'interno proprio delle Brigate Rosse, un infiltrato di cui noi facciamo per primi il nome, non è mai uscito fuori, e quindi la presenza, quindi la tutela di questa fonte che lavorerà per ben 11 anni con il servizio, con il SID, e poi ovviamente l'altro punto interrogativo è anche le circostanze della morte di Margherita Cagol. Quindi secondo me pare che la sua morte, Simona, non sia avvenuta quel giorno, ma dopo, per un'ipotesi. Diciamo che il sequestro avviene il 4, nel pomeriggio c'è l'arresto di un brigatista, giovane lodigiano, che commette tutta una serie di errori e che porterà, secondo noi, i carabinieri di Canelli direttamente al Cogo.
delle Brigate Rosse. Quindi si creerà una sorta di doppio binario e la mancanza di circolazione delle informazioni e quindi di dialogo tra i reparti, quindi il nucleo antiterrorismo di Dalla Chiesa e la territoriale, provoca poi un cortocircuito per cui entrambi agiscono l'uno all'insaputa dell'altro. E questo ne abbiamo una riprova in un appunto molto importante rinvenuto nell'abitazione del generale Maletti del SID, un appunto tra l'altro famoso ma per altri motivi, nel quale si parla di anticipo. Quindi l'anticipo è in realtà un'operazione che scatta prima di un'altra operazione e anche alcuni appartenenti appunto al nucleo della Chiesa parlano di un blitz che si sarebbe realizzato in quel pomeriggio. Stiamo parlando però del giorno dopo, quindi del 5 giugno, quando la pattuglia di Rocca, nella quale c'è anche appunto l'appuntato Giovanni D'Alfonso, arriva alla Cascina Spiotta e da lì poi prenderà l'avvio tutta insomma, la storia. Quindi avete capito che cosa anche in questo libro troviamo. Mi ha affascinato molto perché non è una storia che ho vissuto, è una storia che posso studiare chiaramente, però ecco ancora quanti punti irrisolti, oscuri e quanta giustizia si deve ancora fare, Simona, perché si è fatto giustizia. No, assolutamente. Per quella vicenda pagò soltanto il brigatista, pa pagò pesantemente, peraltro perché lui venne arrestato il 4, la sparatoria avvenne il 5, quindi lui di fatto non vi prese parte, però pagò inizialmente con 30 anni, ridotti poi a 24. Voi pensate che Curcio nel primo processo per la banda armata, diciamo poi per altri reati, ne prese 15. Quindi Renato Curcio, organizzatore, l'ideologo e quant'altro, quindi comunque diciamo insomma, una posizione diversa rispetto a quella di questo ragazzo, definito peraltro psicologicamente impreparato da Margherita Cagol, quindi lui pagò per tutti. Quindi voi pensate un gruppo di 8-9 persone e viene arrestato lui, pagherà per tutti quanti e degli altri non se ne ha traccia, nonostante nei giorni seguenti, nei mesi seguenti, l'antiterrorismo, quindi il reparto della polizia, quindi che faceva capo a Crispolo, invece già ha le idee abbastanza chiare. Poi in quel periodo i regolari erano veramente, veramente pochi perché c'erano stati tanti arresti, quindi squadra che vince non si cambia, la stessa squadra utilizzata per l'evasione di Curcio e poi sarà quella anche dalla Spiotta. Noi ovviamente non ci siamo arrivati facendo questo semplice riscontro, ma è la relazione che il brigatista fuggito dalla Spiotta, che ha consegnato a Curcio, perché ovviamente le circostanze della morte della moglie erano abbastanza particolari e strane, quindi lui ha preteso questa relazione, l'organizzazione, diciamo, se no poi mi contestano, ha preteso questa relazione e quindi la relazione forniva già all'epoca delle indicazioni molto importanti perché dava tutte le iniziali dei nomi di battaglia. E quindi noi siamo arrivati lì, ovviamente, vabbè, facendo i compiti, all'epoca sarebbe stato molto, molto più facile. E i nomi che noi facciamo, alcuni dei nomi all'epoca già erano stati fatti. Solo al Fuggiasco non erano mai arrivati, ufficialmente almeno. Ci siamo Esatto. arrivati noi, a nostro modo. Intanto, Simona, vorrei chiedere a te, perché qui c'è un lavoro veramente notevole, perché c'è un lavoro proprio di ricerca, di fonti, ecco, anche la difficoltà che avete avuto con Berardo per ricostruire tutto questo, se vi siete scontrati anche con qualche muro, con qualche situazione, anche magari spinosa. Più di uno, più di uno. Inizialmente, soprattutto diciamo nel luogo in cui hanno avuto origine questi fatti, abbiamo trovato rispetto ai protagonisti dell'epoca, quindi mi riferisco ai carabinieri ancora, insomma, che ancora all'epoca, perché nel frattempo ne sono deceduti altri, fino a che, insomma, si era diffusa l'idea di questa biografia, abbiamo trovato riscontri. Poi però le cose che ci avevano dichiarato inizialmente non collimavano con gli atti processuali.
figuriamoci con quelli del SID, proprio non ne parliamo, che abbiamo acquisito nei vari archivi, ma non collimavano. Quindi, nel momento in cui noi siamo ritornati, abbiamo cominciato a fare domande diverse, domande scomode, è lì il muro, noi lo abbiamo trovato. Abbiamo trovato la reticenza anche dall'altra parte. Non tutti i brigatisti, gli ex brigatisti, pardon, hanno voluto parlare con noi. Curcio, ad esempio, si è rifiutato, Mario Moretti anche. Abbiamo cercato di dare comunque voce a tutti i protagonisti di quella vicenda. Un lavoro a 360 gradi non può essere fatto escludendo una parte. E quindi, diciamo, però sì, in effetti molte difficoltà. Il passare dei 47 anni sono tantissimi, sono veramente tanti. E quindi sì, ci siamo scontrati un po', e questo ci ha anche portato anche a una domanda, nel senso, ma perché c'è tutta questa reticenza? Io dico sempre, male non fare, paura non avere. E invece c'era molta paura, che poi si tramutava in attacchi. Quindi anche Bruno, lo stesso Bruno, che fin da subito ci ha supportato, si è messo a disposizione, ha dato il suo contributo, perché non ci dobbiamo dimenticare che se noi siamo qui è grazie a lui e alle domande che lui ha continuato a farsi sulla morte del padre per tutti questi anni. Non dico che sono arrivate minacce, ma insomma, cioè, erano, se non lo erano, assomigliavano molto. Sì, Sì, infatti. e non da parte, ci tengo, non da parte degli ex brigatisti, purtroppo. Ecco, appunto. Parliamo del ruolo dello Stato, Simona, perché lo leggiamo anche nel titolo. Il ruolo dello Stato in questa vicenda in particolare e anche un po' in generale in quello che è stato questo periodo. Sì, beh, in questo periodo il ruolo dello Stato è tutt'altro che trasparente, quantomeno per quanto riguarda alcuni apparati. Noi, insomma, ci siamo fatti al netto della dietrologia, perché non ci appartiene, non ci è mai appartenuta in questo lavoro, però è chiaro che nel momento in cui ti imbatti in certi documenti, poi ovviamente devi fare i conti con quelle che fino al giorno prima ti sembrava delle omissioni, ma dovute a imperizia, perché gli apparati dello Stato ci tengono molto a mandare avanti questo concetto. Beh, se non abbiamo fatto una cosa era perché in realtà non eravamo capaci. No, assolutamente non è così. E il primo depistaggio in questo caso lo troviamo proprio nell'appunto con il quale noi iniziamo il libro, che è un appunto del 19 maggio del centro di controspionaggio di Padova, dove in pratica lì c'è la prima bugia che farà da apripista tutta una serie di bugie, di zone d'ombra, di depistaggi. Quindi, nella quale il SID informa gli apparati dell'arma, il Ministero dell'Interno, che le Brigate Rosse hanno cambiato strategia e quindi si passerà al sequestro di persona, ma il sequestro non era ancora stato deciso l'obiettivo. Se ci fosse stato scritto in quell'appunto la fonte non è in grado di identificare l'obiettivo perché non è stato ancora reso noto, forse sarebbe stato più credibile. Invece in quell'appunto c'era scritta una bugia enorme, cioè l'obiettivo non è ancora stato individuato e non era vero perché Gancia fu individuato nei primi di aprile. E tutto questo, come appunto ho detto prima, poi è stato in realtà, quindi ci ha aperto gli occhi sulla questione degli infiltrati. Infiltrati, quindi, che pongono poi, che aggiungono ulteriori domande a quelle già presenti. Ma se tu hai un infiltrato che ti dà questo tipo di indicazione, perché nei registri del SID in pratica c'è tutto sulle Brigate Rosse, addirittura sulla colonna Veneta, loro dicono: noi sappiamo tutto, sappiamo chi sono, li potremo prendere domani, ma forse è meglio aspettare. Quindi la domanda è: ma perché? Perché non è stato fatto tutto questo? Quindi io penso che sia una sorta di prolungamento di quella che era la strategia della tensione, ma con modalità diverse, nel senso che se all'inizio diciamo, di questa strategia, che secondo me inizia con un documento molto importante dei servizi in cui si dice
il comunismo deve essere battuto con qualunque mezzo, lecito ma soprattutto illecito. Quindi la strategia delle bombe, poi però la magistratura, poi però le indagini portano alla luce questa connivenza tra apparati dello Stato e le centrali eversive di destra. È chiaro che l'obiettivo rimane quello, ma cambiano le modalità. E quindi che cosa si fa? Si introducono o si utilizzano meglio dei personaggi che sono già all'interno dell'organizzazione, che acquisiscono la fiducia dei personaggi di spicco dell'organizzazione, quelli che stanno quindi al vertice nucleo storico, per innalzare lo scontro, ma non per chiudere la partita. La spiotta, faccio questo esempio, la spiotta doveva essere utilizzata da Frate Mitra, quindi Silvano Girotto, l'infiltrato appunto dei carabinieri, per addestrare militarmente 20 regolari delle Brigate Rosse. Quindi in un colpo avrebbero potuto decimare l'organizzazione. Di fatto invece il SID preferisce anticipare l'operazione arrestando Curcio e Franceschini e diffondendo l'idea che le Brigate Rosse erano state sconfitte, cosa che poi non fu così. Quindi la domanda che all'epoca si fece Franceschini e che tutt'oggi noi ci facciamo: ma perché non è stato così? Perché quindi arrestare due pensando di decapitare una testa, la testa dell'organizzazione? Ma l'organizzazione non è l'organizzazione è a tante teste, aveva tante teste. Moretti rivelerà a Girotto: il nostro punto di forza è proprio quello di essere sopravvissuti, aver trovato il meccanismo che ci consentisse di sopravvivere ai colpi inferti dalla magistratura, riarmarci e diventare ancora più forti, quindi mantenere fuori la direzione rispetto alle azioni principali, quindi dovevano sempre essere fuori almeno due capi, e quindi tenere fuori il cuore, anche parte del cuore dell'organizzazione, per consentire, anche laddove ci fossero stati arresti o degli intoppi, di riarmarsi. Quindi com'era possibile pensare che l'arresto di Curcio avrebbe sconfitto l'organizzazione? Non era possibile, loro lo sapevano, perché Moretti lo hanno registrato mentre parlava con Girotto, quindi lo sapevano benissimo. Quindi abbiamo nominato Curcio, abbiamo nominato Moretti, abbiamo nominato Franceschini. Diciamo qualcosa su invece questa Margherita Cagolle, detta anche Mara, perché personaggio comunque particolare, questa sì, donna. Assolutamente. Beh, era un personaggio del quale, insomma, comunque che aveva all'interno dell'organizzazione, e non solo, perché anche il generale Dalla Chiesa ne parlava in termini molto, non dico di ammirazione perché ci mancherebbe, però già in termini diversi rispetto a Curcio, aveva forse un'ammirazione per lei, quindi le riconosceva delle capacità diverse rispetto a comunque Curcio, che era l'ideologo definito da Girotto un megalomane rispetto al fanatico Moretti. E Margherita rappresentava la parte sia maschile dell'organizzazione, perché ha comunque il coraggio di far evadere, di organizzare l'evasione del marito, ma rappresenta anche un po', secondo me, la parte quella più delicata, perché poi è la donna, e quindi raccoglie le confidenze anche degli altri. E se, secondo me, Curcio non era l'unico, insomma, un po' così affascinato, innamorato di quella donna. I stessi Franceschini e Moretti ne parlano in termini veramente molto che racchiudono qualcosa che va oltre addirittura l'ammirazione. E anche la morte, ovviamente, sarà un momento molto tragico per tutti, proprio per il ruolo che questa donna all'interno di questo gruppo ha rappresentato, ma a 360 gradi. Ecco Simona, questi ex brigatisti oggi, cosa diciamo oggi? Hanno scontato, quelli di cui si sa, hanno pagato, insomma, cosa...
Di fatto per questa vicenda non ha pagato nessuno, ha pagato solo Maraschi, poi gli altri non hanno scontato nulla. A me fa, allora devo dire la verità, quindi i familiari delle vittime hanno il diritto di, cioè il diritto alla giustizia è un diritto che non può avere una fine con il passare del tempo e quindi è assolutamente condivisibile, hanno bisogno di verità. Di fatto però ecco, quello che fa un po' rabbia è che lo Stato all'epoca aveva la possibilità di arrivare, secondo noi, a non solo a individuare i responsabili di quello che è avvenuto sia nei confronti di Gancia che poi il giorno dopo, quindi alla Spiotta, della strage della Spiotta, ma anche a dare quindi ad incidere negativamente sullo sviluppo che invece purtroppo l'organizzazione avrà. Quindi noi sappiamo com'è finita, perché diciamo la storia delle Brigate Rosse, non sappiamo che cosa sarebbe successo se però l'organizzazione fosse stata fermata prima. Quindi la domanda è: può essere giustizia quella lumaca, quella che arriva dopo 50 anni? Può davvero? Secondo me no. Giustizia è quella che arriva nell'immediato, perché poi a questa ingiustizia se ne è accompagnata anche un'altra, quindi quella, diciamo, di far cadere nell'oblio tutta questa vicenda e che veniva ed è stata sempre ricordata nel tempo come la vicenda nella quale aveva trovato la morte Margherita Cagol o era stato sequestrato Gancia. Quindi di questo povero carabiniere non si ricordava nessuno. Chiarissimo, e visto che hai parlato di oblio, è anche lodevole questo vostro lavoro, perché appunto a non far dimenticare, a riportare alla luce, a far conoscere, quindi questa è una cosa molto importante. E ti chiedo, tra l'altro sei un'esperta, non è la prima volta che ti occupi di questo argomento, visto che hai scritto anche altro, ecco, c'è un pericolo per il futuro? C'è un pericolo di, come dire, che certe cose possono riaccadere legato a questa organizzazione, ovviamente, a queste situazioni di anni così difficili? Non credo. Il terreno è diverso, il terreno è cambiato. Questo però non significa che non si possa arrivare a qualcosa che possa ricordare questo, ma di diverso. Purtroppo anche oggi c'è molto fermento, non ci sono le condizioni per riattivare quella, in particolare quella pagina. Con quelle, diciamo, però le modalità potrebbero comunque portare a creare qualcosa di diverso. Questo sicuramente, questo non mi sento di, non quella pagina, però altre comunque, diciamo, quindi altri pericoli sicuramente sì, questo potrebbe anche avvenire. Di fatto loro comunque, anche gli irriducibili, hanno comunque fatto i conti, hanno dovuto fare i conti con la sconfitta, il fatto di aver perso il consenso popolare nel momento in cui hanno alzato anche il livello, l'asticella, è chiaro che poi hanno, quindi secondo me anche questo vale da insegnamento. Va bene tutto, certe cose non possono essere accettate, però le modalità, perché poi la guerra era una guerra tra poveri, perché andare a colpire carabinieri, poliziotti, che erano comunque, cioè non erano operai, ma erano in un certo senso proletari anche loro, identificarli con un ruolo credo che semplicemente sia un po' troppo semplice. Quindi non dobbiamo mai dimenticare che dietro in realtà ci sono padri, ci sono madri, ci sono figli, ci sono fratelli, e credo, spero che questo abbia quella sconfitta abbia quantomeno insegnato qualcosa da questo punto di vista. Grazie Simone, è stato un grande piacere averti qui con noi, io ti faccio i miei complimenti per questo bellissimo lavoro che tu scrivi insieme a Berardo Lupacchini, ma anche insomma per tutto poi il resto che fai, la tua competenza davvero. Grazie a voi, grazie a voi.
Senti Simona, stai pensando di lavorare a qualche progetto editoriale? Cioè, come dire, è il momento dei progetti futuri? C'è qualcosa che vuoi anticiparci? No, ma solo per scaramanzia. Abbiamo un paio di argomenti con Berardo, abbiamo avviato altre collaborazioni e quindi insomma, ma solo per scaramanzia. Quindi mi auguro di vedervi, insomma, di Assolutamente, quindi ci sono, non li diciamo, ci sono, però ci non sono ci e aspettiamo riguardano se sei comunque, già no, pervenuta. riguardano comunque sempre quel periodo e quindi insomma un paio di figure poco approfondite che però secondo noi hanno avuto sono stati comunque protagonisti anche se un po' nascosti, un po' celati di quelle vicende. Ci aggiorniamo fra 4 anni, no? Se ho capito bene, no? Direttore, per un lavoro così ci vuole del tempo, anche perché oltre ad essere un lavoro ben fatto, è un lavoro che richiede Assolutamente. una documentazione, e anche abbiamo capito delle difficoltà che Ma tra sono. l'altro io avevo delle domande da fare, ma ci ha pensato Simona a rispondere non a domanda, ma ha detto lei delle cose che io volevo chiedere, quindi. Benissimo. Grazie Simone, è stato un grande Grazie a piacere. voi. Voglio ricordare e consigliare a tutti gli amici a casa l'acquisto e la lettura di Radiografia di un mistero irrisolto, Le Brigate Rosse e lo Stato nel sequestro Gancia. Biblioteca Edizioni, scritto insieme a Berardo Lupacchini per Realty TV, Simona Polegnani. Grazie Simona, è stato un piacere. Grazie a voi, piacere mio. Ciao a tutti, alla prossima.